Anche Gesù e i suoi discepoli andarono a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua e proprio arrivati alle porte di Gerusalemme, che era in festa, Gesù indicò ai discepoli di andare in città e cercare un luogo dove avrebbero consumato la loro festa di Pasqua e gli disse di seguire un uomo con la brocca e così fecero ed entrarono in un posto e chiesero al padrone la stanza per il loro maestro, come se tutto fosse preparato, perché Gesù già sapeva. Il padrone di casa gli mostrò una stanza al piano superiore dove Gesù, il maestro e i suoi discepoli avrebbero potuto cenare. Qui i discepoli trovarono tutto e cominciarono a preparare per quella che era la cena ebraica, quella che sarà per Gesù l'ultima cena. È venuta la sera, Gesù si raduna con i suoi discepoli e, messili a sedere, comincia a fare questo rito della cena ebraica, ma la interrompe prendendo del pane e poi lo spezza e dice: questo è il mio corpo dato per voi. Queste parole colpirono tremendamente i discepoli, che poi ricevettero anche il calice con dentro il vino, con Gesù che diceva: questo è il mio sangue, versato per voi. E i discepoli condivisero quel calice, che era il sacrificio di Gesù, che era presente in quel pane e quel vino, mentre istituisce l'Eucaristia. Ma Gesù dice: qualcuno di voi mi tradirà. Ma nessuno di loro riesce a capire perché. Cominciarono a domandarsi allora i discepoli se era possibile tutto questo e com'era possibile che qualcuno l'avrebbe tradito. Si avvicinò anche Giuda per chiedergli se forse era lui e Gesù gli disse: sì, sei proprio tu. Giuda fece finta di essere meravigliato e i discepoli intanto capirono che era successo qualcosa, ma chiesero a Giovanni di chiedere qualcosa in più a Gesù, di chiedere di svelargli chi fosse il traditore. E intanto Gesù diede il pane e il vino a Giuda e gli disse: quello che devi fare, fallo adesso, sapendo che Giuda sarebbe uscito per andarlo a tradire. In quella sera Gesù però andò avanti nel dono di sé e chiese ai discepoli di cantare l'inno della festa per ringraziare Dio di tutte le sue meraviglie.